Benvenuti alla nuova puntata di Sign & Design, questa serie che è dedicata allo studio della simbologia e della storia degli oggetti che circondano la nostra vita. Quegli oggetti che poi possano diventare qualcosa di più, qualcosa di diverso in una nuova interpretazione come oggetti di design. Sto parlando ad esempio di sedie, di tavoli, di letti, ma anche di pantaloni, di gioielli. Quindi andremo alla scoperta di quelle che sono le caratteristiche più nascoste di tutti questi elementi che da sempre circondano la vita dell'uomo. Andremo a capire quali sono i loro significati reconditi e quelle caratteristiche che ce li rendono indispensabili non solo per il loro uso, ma anche e soprattutto per il messaggio che vogliono inviarci. Come per tante grandi invenzioni, sono incerti l'origine e l'autore della sedia. Prima che si ideasse la panca, la rudimentale madre di tutte le sedie, gli esseri umani si sedevano per terra, su massi, tronchi e gradini. Il primo esempio di mobile costruito a questo scopo fu una panca caratterizzata da un'unica asse di legno poggiata su due piloni, sviluppatasi in Europa e in Asia e che accoglieva più persone. Si dovette attendere il Rinascimento per una panca cosiddetta addossale, che poggiasse su piedi a mensola scanalati e avesse la spalliera a giorno, costituita di solito da una serie di colonnine in stile ionico o da balaustri torniti. Ma era pur sempre una seduta comune. Al di là della sua funzione pratica, la sedia assunse, sin dall'antichità, una funzione simbolica, con la costruzione di un sedile individuale, fatto per essere usato da una sola persona, colui che deteneva il potere. Era uno dei segni esterni che, in maniera intenzionale, evidenziava la forte gerarchizzazione sociale, quindi il significato simbolico della sedia è strettamente collegato agli attributi di potere e autorità. La parola trono deriva dal greco tronos col significato di ciò che sostiene, cioè seggio, usata per indicare il sedile che simboleggiava la potestà temporale o spirituale. Anche in luoghi molto distanti, come in India e Asia orientale, il trono era inteso come simbolo di regalità umana e divina, connesso con significati cosmogonici e teogonici, concepito come un equivalente dell'altare. Fu ritenuta un'espressione simbolica del centro dell'universo e del luogo da cui emanava l'ordine e la legge. La divinità era a volte rappresentata simbolicamente mediante un trono vuoto. Anche nell'antica Roma, l'omaggio al trono vuoto dell'imperatore, simbolo della sua autorità, si conserverà sino in età bizantina. Il termine sedia, da cui deriva per esempio il verbo insediare, vuole talvolta alludere alla dignità stessa, alla funzione di comando esercitata, così che mettere o rimettere in sedia, levare di sedia, significò collocare o restituire una dignità, privare di una dignità. Fra i prototipi della sedia, intesa come seduta individuale, oltre i troni per reali e la sedia curulis, vi furono la sedia di Plicatilis, longobarda e romana, simile a uno sgabello pieghevole, e il faldistorio del 1100 di derivazione romana e longobarda, realizzata in ferro che poggiava su due coppie di supporti mobili incrociati uniti nell'estremità superiore da una o più strisce di pelle che supportavano l'imbottitura, ma pur sempre senza schienale. Il termine deriva dal latino medievale faldistorium, che a sua volta dipende dal tedesco falstuhl, ovvero sedia piegata. Un elemento che connota ulteriormente la sedia come simbolo di prestigio sociale è la decorazione. I personaggi che esercitavano funzioni cui si attribuiva maggiore importanza usavano sedili riccamente decorati, che ostentavano un valore simbolico cerimoniale, i quali, mettendo in secondo piano il loro valore d'uso, erano espressioni di autorità politica, sociale e religiosa. Elementi decorativi zoomorfi, come la zampa di leone, l'artiglio dell'aquila, lo zoccolo del toro, del cervo, del capriolo, oppure la conchiglia, oppure vegetali come la foglia di alloro e il giglio,
conferivano al mobile un ulteriore significato simbolico, legato alla simbologia propria degli elementi decorativi, quali il potere, la forza, l'intelligenza e la regalità. Sin dall'età predinastica egizia, le gambe dei mobili assumono spesso la forma di zampe di toro e, a partire dall'antico regno, di zampe di leone. In numerosi rilievi funerari, il defunto siede al banchetto funebre su una sedia con le gambe anteriori e posteriori modellate naturalisticamente in forma di zampe anteriori e posteriori di animale e fornita a volte di un corto schienale. In quanto ai motivi decorativi di tipo astratto, come quelli geometrici, avevano spesso il carattere di segni idiomorfici per esprimere concetti magici o religiosi, come il rombo, connota di valenza muliebre il mobile, in quanto il rombo simboleggia l'utero. Anche i materiali utilizzati avevano a loro volta il proprio valore simbolico. Il marmo era simbolo di splendente eternità, e i vari tipi di legno, come il cedro, simbolo di nobiltà, forza ed eternità, il frassino, simbolo di immortalità, e l'ebano, che includeva fra le sue molteplici proprietà quella di allontanare la paura. Il simbolo della sedia è legato ad aspetti di autorità, potere, accoglienza, ma anche comodità. Inoltre, la sedia si arricchisce di ammiccamenti e significati anche per la forma allusiva del corpo umano, da cui mutua anche i nomi delle sue componenti, braccia, braccioli, schiena, schienale e poi le gambe e i piedi. La sedia rimanda poi all'archetipo femminile, quando si presenta con una forma avvolgente e concava che invita a sostare, ad abbandonarsi al suo braccio. Anche nell'accezione moderna si ritrova la simbologia della sedia legata al concetto di potere. Si pensi alla sedia considerata traguardo da raggiungere e mantenere in politica, quando gli aspiranti al potere vagheggiano di conquistare le poltrone. Quello è il segno essenziale del loro potere. La sedia è espressione di uno status sociale anche nell'ambito lavorativo. La sedia del capo, ad esempio, è una poltrona girevole, imponente e comoda, lussuosa e costosa, diversa dalle sedie dei normali impiegati. Chi non ricorda le gag fra Gianni Agus e Fracchia, costretto a sedere su uno scomodissimo puff sferico gigante, mentre il direttore generale sedeva comodamente in poltrona, in posizione elevata rispetto al povero dipendente. La stessa azione del sedersi, da sempre, indica prestigio e preminenza. Come scriveva l'architetto e designer Ettore Sotsas, il potente si siede per far vedere che lui, l'illuminato, è quello che domina l'universo, ce l'ha sotto il sedere, non gliene importa niente, lo schiaccia quando vuole, e ogni modo, se qualcuno si avvicina, lo sappia, lui, l'illuminato, domina tutto e tutti, e nel suo dominio non c'è spazio per nessun altro, il sedere ce l'ha ben attaccato all'universo. La sedia può diventare, con uso diverso da quello suo proprio, anche un simbolo di protesta, di ribellione, come avvenne ad Amsterdam il 13 maggio del 1992, quando l'allenatore del Torino, Emiliano Mondonico, furibondo per gli errori dell'arbitro a favore dell'Ajax, brandì minacciosamente una sedia, sfogando la sua rabbia in un gesto memorabile. Come poi spiegò lui stesso, quella sedia è il simbolo di chi tifa contro tutto e tutti. È il simbolo di chi non ci sta e reagisce con i mezzi che ha a disposizione. Quindi abbiamo scoperto che il significato della sedia lungo il correre del tempo è soprattutto legato al prestigio e al potere. Andiamo adesso a capire meglio e a scoprire esattamente quali sono gli usi della sedia, oltre a quello ovvio di accomodarsi, nell'ambito del passaggio del tempo lungo i secoli, durante i millenni. Andiamo quindi a scoprire adesso come la sedia è stata una compagna fedele dell'uomo durante tutto il periodo della storia antica, sino ad arrivare al Medioevo, come è cambiata, quali sono state le caratteristiche peculiari di ciascuna sedia,
partendo dalla storia antica, quella dei mesopotamici, dei popoli mesopotamici, passando poi attraverso le vicende degli egizi, poi dei cretesi, dei greci, dei latini, sino ad arrivare al Medioevo. Andiamo quindi a capire queste meraviglie della sedia, della seduta, andiamo a capire quali sono i messaggi e le caratteristiche, a seconda del tipo di forma e di utilizzo, della sedia lungo tutto quanto il periodo del tempo che ci ha preceduto. All'inizio della storia, gli unici che avevano diritto a un mobile individuale su cui una singola persona poteva sedere, cioè appoggiare natiche e schiena, erano sovrani o alti sacerdoti. Quindi la prima espressione di sedia è il sedile del sovrano, il trono. In Mesopotamia i troni più antichi sono dei semplici sedili con basso schienale. Li troviamo, tra l'altro, su un rilievo con scena di banchetto del periodo di Mesilim, su un rilievo della prima dinastia di Ur e su numerosi sigilli dell'epoca. In Egitto, il trono dei faraoni e delle divinità è un semplice cubo, con uno schienale molto basso, coperto da un cuscino ricadente all'indietro. Questo tipo si conserva invariato sino all'età romana. I lati possono essere decorati con simboli e figure. Caratteristico è un rettangolo risparmiato nella parte posteriore in basso che porta spesso l'ankh o il segno dell'unione di Alto e Basso Egitto, mentre il resto della superficie è coperto da un motivo a squame. Un'elegante sedia in legno della regina Etepares I della IV dinastia è già provvista di braccioli sostenuti dal segno dell'unione. A Creta troviamo l'esempio di un sedile con alto schienale attestato da una statuetta cicladica rappresentante un suonatore di lira e da un sigillo del Minoico Antico III. Il trono in alabastro con alto schienale del palazzo di Cnosso è derivato da un sedile in legno con gambe riunite da traverse. Un seggio analogo in tufo ma senza schienale è stato trovato a Katapsa ed è raffigurato su sigilli e su un manico di specchio in avorio da Micene. In Grecia abbiamo fra i primi esempi un seggio di parata con alta spalliera e con schienale, usati dai sovrani, anche se non era per i greci quello il simbolo del suo potere, quanto lo scettro. Vi erano poi seggi di fastosa esecuzione che si vedono in scene di vita familiare. Loro usuale complemento è lo sgabello per i piedi. Nell'epica, non solo re e nobili siedono su una sedia apposita per loro, ma anche l'ospite di riguardo o l'aedo. Naturalmente gli dei, e particolarmente Zeus, hanno un seggio loro dedicato, sul quale siedono solennemente. Fidia, con la statua crisoelefantina di Zeus in Olimpia, ne è un esempio. Nell'antica Grecia i sedili erano di quattro tipi, con gambe in forma di zampe di animali, con gambe a sezione quadrangolare, con gambe tornite, e infine massicci, con la parte posteriore arrotondata o squadrata, schienale a contorto ricurvo e parte anteriore sagomata in forma di zampe di animale. Di solito si usavano cuscini per renderlo più comodo. In Etruria, oltre ai tipi greci, si usava una sedia massiccia a pianta circolare o rettangolare, con schienale a contorto arcuato e incurvato orizzontalmente, in modo da formare anche i braccioli. Su tali sedili, in bronzo o terracotta, erano deposte le urne cinerarie. Altri seggi, destinate probabilmente al defunto nel banchetto funebre, erano ricavato nel tufo e le ritroviamo in varie tombe di cerveteri, per esempio la tomba degli scudi e delle sedie. A Roma avevano il solium, che era anticamente il seggio del re.
Il termine deriva dal latino solium, col significato di luogo in cui ci si siede, cioè seggio. Originariamente il termine si riferiva a una semplice sedia rettangolare, dotata di un'alta spalliera e di braccioli dai fianchi pieni, utilizzata tipicamente dai sovrani per la sua forma, a protezione di eventuali attacchi a tradimento alle spalle o ai lati. Il solium si conserva però nella vita privata. Su di esso siede il pater familias quando riceve i suoi clienti. Il pretore, quando amministrava la giustizia, sedeva su una sella curulis in un tribunale che era quella parte della corte assegnata al pretore e ai suoi assessori e amici e opposta alla subsellia, la parte occupata dai giudici e dagli altri presenti. Con l'avvento della Repubblica esso scompare come insegna di potere e gli alti magistrati siedono sulla sella curulis, che era il simbolo del potere giudiziario presso i romani antichi e propria dei magistrati curuli. Si trattava di un sedile pieghevole a forma di X, ornato d'avorio. Il simbolo di potere rappresentato dalla sedia curule affonda le sue radici nell'antica Etruria. Infatti, già gli Etruschi consideravano lo scranno pieghevole a forma di sella una prerogativa di chi poteva esercitare il potere sul popolo. Fu portato a Roma dal re Tarquinio Prisco. Con l'avvento del Principato, all'imperatore viene riconosciuto l'uso della sella curulis e del subsellium tribunicium, di solito dorato, e già sotto Caligola si manifesta la tendenza a isolarlo, collocandolo su un alto podio. Il soglio tornò poi in uso presso i tardi imperatori romani. Nel Medioevo le sedie riservate ai re e ai principi della Chiesa erano imponenti e finemente decorate. Un esemplare famoso è la sedia in marmo di Massimiano del III secolo, arcivescovo di Ravenna, conservata nel museo arcivescovile della città. Si tratta di una sedia rotonda dotata di uno schienale alto e arricchita da intagli raffiguranti figure di santi e della tradizione religiosa cristiano-cattolica, oltre ai classici motivi naturalistici. La cattedra era la sedia sulla quale sedeva il vescovo o, nel caso di Roma, il papa. La cattedra papale si trova nella Basilica Lateranense. La cattedra è il simbolo della potestà e della responsabilità del vescovo. Da quel luogo, infatti, il vescovo presiede l'assemblea liturgica e spiega le sacre scritture, rappresentando Cristo stesso. Fin dall'epoca paleocristiana era posta nel mezzo dell'abside delle basiliche, in fondo all'area riservata ai presbiteri, detta presbiterio. La sua posizione corrispondeva a quella del pretor o del questor nelle basiliche civili romane. Tipi diversi di sedili avevano poi i papi. Quando il papa era anche re e veniva incoronato in Laterano, durante l'intronizzazione sedeva sulla cosiddetta sedia stercoraria, un seggio marmoreo forato di origine romana, l'antenato dell'attuale comoda, adoperato nelle terme e caratterizzato da un'insenatura a mezzaluna. Il papa veniva fatto sedere sopra, mentre il clero cantava un salmo in cui si ricordava che Dio può elevare l'eletto dalla più bassa condizione, dallo sterco appunto, alla gloria. Per il popolo, però, questa sedia dalla forma così particolare era utilizzata per accertare se il papa fosse veramente uomo. Subito dopo, il papa poteva sedere sulla sedia porfiretica, dove riceveva le insegne del potere. La sedia gestatoria era il trono mobile sul quale il papa veniva portato a spalla per poter essere visto più facilmente dai fedeli durante le cerimonie pubbliche. Si tratta di una grossa poltrona, fissata sopra una base dotata di anelli con stanghe laterali rimovibili, che permettevano a 12 dignitari, detti sediari pontifici, di portare il trono a spalla.
Le origini della sedia gestatoria, così come quelle di altri troni a spalla, sono incerte e affondano nei secoli. La più antica rappresentazione di un sovrano portato in sedia gestatoria risale alla prima dinastia egizia, che iniziò nel 3150 a.C., in occasione della celebrazione solenne di Eb-Sed, solennità rituale commemorativa del 30° anniversario del regno del faraone. Secondo altre fonti, la tradizione di portare in trionfo il pontefice appena eletto e in alcuni paesi anche i vescovi sino alla loro chiesa durante la cerimonia della presa di possesso della cattedra risale all'impero bizantino, dove l'imperatore veniva trasportato in maniera simile, oppure ha un collegamento con l'uso degli antichi romani della sedia curulis, sulla quale venivano portati i consoli appena eletti attraverso la città. La sedia ha giocato un ruolo fondamentale nell'immaginario collettivo, ma non solo delle persone comuni, ma anche degli artisti. Spesso è stata la musa evocatrice di opere d'arte e la principale protagonista di esse. Quindi partendo dalle opere di Van Gogh, passando per Dalí, per De Chirico, per Boccioni, andiamo insieme a capire, a vedere come la sedia è stata appunto interpretata durante i secoli dai grandi maestri dell'arte. Anche nell'arte la sedia è stata utilizzata come segno, simbolo di emozioni che l'autore voleva rappresentare. La troviamo nella produzione di Angelo Morbelli, come Savanza, del 1894, conservata a Palazzo Forti, nella Galleria di Arte Moderna di Verona. Oppure in La sedia vuota, del 1903, del medesimo artista, in una collezione privata di Milano. Per l'autore, la sedia appare come simbolo del binomio vita e morte, del tempo che trascorre lento, di solitudine. Paul Gauguin, in Sala in casa dell'artista del 1881, custodita a Oslo nella National Gallery, inserisce la sedia in un salotto buono e con essa, insieme con gli altri mobili, intende rappresentare la quotidianità, la vita d'ogni giorno in una casa borghese. Vincent van Gogh, attraverso le opere La sedia di Gauguin del 1888, conservata al Van Gogh Museum di Amsterdam, e La sedia di Vincent, dello stesso anno e oggi alla National Gallery di Londra, vuole rappresentare simbolicamente i ritratti intimi di un legame, oltre alle personalità dei due occupanti. Entrambe le sedie hanno la seduta in paglia. Ma mentre quella dedicata all'amico è più elegante e più elaborata, la sua è semplice, senza alcun fronzolo, addirittura senza braccioli. Le sedie intendono quindi rappresentare l'assenza del suo amico Gauguin e la nostalgia di Van Gogh e simboleggiare l'invito accogliente di Vincent. Pablo Picasso usa addirittura un frammento di impagliatura di sedia nella sua Natura morta con sedia impagliata del 1912. È il primo esempio di utilizzo del collage in un'opera d'arte, conservata al Musée National Picasso di Parigi e raffigurante la tipica scena di un caffè, cibo, bevande e un quotidiano sul tavolo. La sedia diventa sinecdoche di un bistrot parigino, simbolo dello stile di vita francese d'inizio Novecento. Umberto Boccioni, in Sintesi plastica di figura seduta del 1915, conservato alla Galleria d'Arte Moderna di Roma, equipara le figure della donna e della sedia in un continuum, volendo contemporaneamente privare la figura umana di prevalenza nei confronti dell'oggetto su cui siede e incrementare il valore plastico e di protagonista della sedia stessa. Filippo De Pisis, nella china acquarellata Ragazzo seduto, tratteggia una sedia che è icona stilizzata ai minimi termini
evidenziandone solo gli elementi indispensabili, eppure connotandola come estremamente comoda, considerata la posa del giovane, sprofondato in essa come in un morbido abbraccio. Vi crea quindi un'antitesi fra il tratto minimalista scarno e la percezione di comfort. Con Salvatore Dalì, in Donna con testa di rose del 1935, la sedia triangolare diviene elemento metafisico, essenza di se stessa, simbolo di elegante distacco dalla quotidianità, oggetto antropomorfico fatto di cristallo. Con De Chirico, in Sole sul cavalletto del 1973, dipinto costituito dal sole e dalla luna spenti in cielo e accesi in una stanza, la sedia, una comoda e imbottita poltroncina, viene animata fino ad assumere un atteggiamento quasi umano. Diviene simbolo dello spettatore all'interno della composizione, ambientata nello spazio di un teatrino. E come possiamo tralasciare un aspetto fondamentale per quanto riguarda gli oggetti di mobilio, come appunto la sedia, cioè l'interpretazione dei grandi maestri del design. Quindi adesso faremo una carrellata di quelle che sono le sedie più particolari che sono apparse nelle nostre case negli ultimi decenni e andremo a scoprire come i maestri di design sono riusciti a comunicare attraverso le forme, i colori e le dimensioni delle stesse e inviarci dei messaggi reconditi, nascosti, ma molto incisivi, molto forti, utilizzando appunto un elemento come la sedia, così semplice eppure di così ricca complessità. Una sedia può comunicare. La sedia è, dal punto di vista semiotico, un testo plastico, ovvero una serie coerente e ordinata di concetti in sinergia tra due interruzioni marcate della comunicazione. In un testo plastico, come un oggetto di design, i concetti si esplicano anche in categorie semantiche, formate da forme e colori, materiali e dimensioni. Le categorie eidetiche sono relative alle forme degli oggetti che mettono in rilievo. Secondo le convenzioni sociali presenti in Occidente, vengono attribuiti determinati valori percettivi alle diverse linee e forme grafiche presenti in un testo visivo. In pratica, come l'essere umano reagisce inconsciamente ad essi. Possiamo ritrovare quindi nelle moderne sedie di design concetti che rimandano inconsciamente a femminilità, grazie all'utilizzo prevalente di linee morbide, arrotondate, curve, a quello di forza, energia, virilità, grazie all'utilizzo di linee diritte. Qui il designer ha voluto esprimere dinamismo con l'uso di linee oblique ascendenti. In questo caso, con ampio utilizzo di linee circolari aperte, si è voluto trasmettere un senso di comfort e di accoglienza. In queste sedie, le linee circolari chiuse hanno un significato di privilegio, chiusura, elite, mentre mediante linee che formano un vortice si genera un senso di evasione, movimento, cambiamento. I semicerchi creano un senso di apertura e libertà, e questo è il messaggio inconscio che invia questa sedia. In questo altro caso, angoli acuti e linee spezzate denotano aggressività e determinazione. Qui invece il designer, con l'utilizzo di forme triangolari, ha voluto trasmettere un senso di solidità e di equilibrio. Le categorie cromatiche sono molto importanti, in quanto i colori e la loro forte componente psicologica riesce a impressionare immediatamente l'immaginario del consumatore, al fine di trasmettere sensazioni ed emozioni, colte alla desiderabilità e all'acquisto. Nella moderna sedia, quale oggetto di design, osserviamo esempi in cui il rosso genera una sensazione di desiderio, eccitazione, passione. Il blu evoca la calma, la tranquillità, la serenità.
Il verde rimanda a un'idea di naturalità, genuinità. Il giallo richiama l'idea di cambiamento, progresso, dinamismo. L'arancione è il colore della vita, il viola dell'estrema raffinatezza. Per quanto riguarda i materiali usati, le dimensioni e gli effetti percettivi generati dalla rifrazione della luce sulle superfici degli oggetti di design, ovvero le categorie tattili, metriche e ottiche, abbiamo esempi in cui si predilige il legno, intendendo inviare inconsci messaggi di genuinità, tradizione, solidità. L'uso della plastica invia messaggi legati ai concetti di contemporaneità ed utilità. Il ferro trasmette idea di eleganza minimalista, di stabilità. La pietra evidenzia e accentua la sensazione di solidità ancorata alla tradizione e paradossalmente di estrema modernità. Le varie imbottiture in tessuto rimandano a un'idea di morbidezza, comfort e lusso quando si utilizza il velluto, praticità e raffinatezza con il lino, tradizione con l'impagliatura. Le sedie ampie inviano idea di accoglienza, comodità. Quelle di dimensione della seduta più ridotte, di ergonomia, innovazione. Quelle di dimensioni standard, di tradizione e rispetto dei ritmi e necessità umane. Le superfici trasparenti inviano un'idea di modernità, quelle policrome di sobria, elegante vivacità. Ci sono sedie di design che intendono, usando la funzione fatica, farsi notare per la loro stravaganza. Altre che, usando la funzione emotiva, intendono provocare emozione, come il desiderio di accomodarsi per godere della sua morbida e accogliente comodità. Altre ancora in cui l'intento del designer è soprattutto quello di creare un'opera d'arte, usando la funzione estetica. La denotazione è un significato oggettivo che non contiene alcun elemento soggettivo o affettivo, mentre la connotazione è quella sfumatura soggettiva in aggiunta al significato di base. Insomma, la denotazione ha una valenza referenziale, rappresenta la realtà, senza aggiungere sfumature soggettive o affettive o di giudizio morale. La connotazione si rifà invece alla funzione emotiva. In pratica, una sedia in generale è l'oggetto su cui ci accomodiamo. Le sedie di design sono elementi connotativi, con uno stile e una sfumatura di significato dati dal designer e molto ben definiti. Non dimentichiamo poi che gli oggetti di design possono generare figure retoriche. La figura retorica nasce nell'ambito della scrittura ed è un artificio letterario che ha lo scopo di rendere più avvincente, evocativa o comprensibile la lettura di un testo, mediante la composizione di frasi strutturate in modo tali da generare nella mente del lettore immagini o giochi di parole, oppure volte a creare un particolare effetto sonoro o di significato. Un gran numero di figure retoriche, pur nascendo nel contesto linguistico-letterario, sono da sempre state utilizzate con grande efficacia anche nei testi visivi e plastici. Per esempio, nel mondo del design ci sono sedie iperboliche. La sedia esprime per sua natura un'antitesi fra i concetti di seduto e in piedi, allegorie di condizioni di comando e di sudditanza. Può essere l'assineddoche di qualcuno, come nei casi in cui una sedia vuota rappresenta un assente, per esempio le sedie appartenute a grandi personaggi che si ammirano nei musei. Esprime una prosopopea quando è simile a un essere umano, o una metafora quando assomiglia a un animale o a un oggetto. È infine ossimoro, in quanto rappresenta la statica mobilità, essendo inanimata e quindi ferma, ma anche facilmente trasportabile, più di qualsiasi altro mobile.
La puntata Design and Design per oggi è terminata, ma vi aspetto alle prossime puntate per continuare il nostro viaggio alla scoperta della simbologia, della storia, dell'utilizzo nell'arte e anche nell'interpretazione da parte dei maestri di design di tanti altri elementi che circondano la nostra esistenza e di cui talvolta non ci accorgiamo, nonostante la loro importanza e la loro forte carica simbolica.